Domenica 3 marzo 2024, buongiorno a tutti. Voglio chiedervi quest'oggi di condividere questo video perché ha dei contenuti veramente brutti, veramente pericolosi, veramente di importanza fondamentale per conoscere i nostri nemici. Andiamo col video. Ce lo vogliono mettere a tutti un microchip per le condizioni di salute. Lei ce l'ha già. Ce lo vogliono mettere a tutti un microchip per le condizioni di salute. Io ragionavo che Anastasia è una donna proiettata nel futuro. E direi. È una pioniera in realtà. Fra 10 anni, fra 15 anni, chissà se avremo anche noi un impianto da qualche parte. No, io adesso durante l'intervista le ho detto che ho letto su un serissimo quotidiano italiano che c'è stata una proposta di dotarci alla nascita di un piccolo microchip da impiantare qui all'altezza della clavicola che segnerà tutta la nostra cartella clinica per tutta la vita. Questa non è una, è una cosa normalissima, è una cosa normalissima. Poi detto a lei che ne ha, ce ne ha 58, dice Gabriella. Conosciamo ancora il volto dell'Italia che verrà, ma sappiamo con certezza che le trasformazioni in atto lo cambieranno profondamente. Il compito della politica, di tutti noi, sarà guidare e accompagnare questa transizione. La normalità che perseguiamo non sarà comunque il ritorno al mondo di prima. Adesso la sfida è la ripartenza, che per essere efficace deve vederci capaci di profondi cambiamenti, mutare i nostri stili di vita, dare allo sviluppo una forte qualità ambientale, fare della transizione digitale una leva per migliorare processi produttivi e al tempo stesso per migliorare la vita delle persone e delle comunità. Vedete? La piovra può mettere i tentacoli in tutti i punti di un paese. La piovra può partire da personaggi di altissimo livello, scendere a personaggi di medio livello. Ma la parte più importante di una tale opera di distruzione, chi la fa? La parte più importante di una tale opera di distruzione la fa il popolino. Quel popolino sciocco. Quel popolino che guarda Gerry Scotti, che guardava la D'Urso, che guarda Bonolis, che guarda questi programmi non impegnati, che non impegnano la psiche, non impegna la cognizione del rischio. Quindi
quale miglior testimonial di una cosa funesta, di una cosa terribile, mortale, fatta passare per un grandissimo progresso, per la tua sicurezza, per la tua salute, per il tuo benessere fisico? Quale più importante testimonial per la maggior parte delle persone di colui che conduce una trasmissione bassa, becera, una trasmissione che va a proporsi alle fasce più basse di persone, sia in senso psichico che in senso economico, e queste un giorno, con più e più testimonial, diranno: per il mio bene il signor Gerry Scotti ha detto che devo mettermi il microchip come il mio cane. Ed è la stessa cosa di quando, come il proprio cane, si andava in giro con una museruola, né più né meno. È come quando con il proprio cane si usciva una, due volte al giorno per espletare i propri bisogni, soltanto in caso di bisogno o di emergenza. E voi immaginate un'altra cosa: un microchip evoluto, un microchip che, diciamo, da qui a 15-20 anni potrebbe anche, faccio un esempio, spengerti la vitalità, potrebbe farti sentire stanco un giorno, potrebbe farti sentire forte un altro, potrebbe farti venire un forte mal di testa quando non devi rompere i coglioni, potrebbe non farti muovere le gambe quando non devi muoverti, potrebbe non farti muovere le braccia se una forza dell'ordine intende portarti via per una qualsivoglia ragione. Quindi i messaggi sono tanti, i messaggi non sono più subdoli, i messaggi adesso sono diretti, messaggi diretti come quello che ha detto: la vita non sarà più quella di prima, dovremo andare incontro ad una nuova normalità, dovremmo andare incontro ad un nuovo mondo, dovremmo andare incontro a nuove abitudini che non saranno più lontane dal green, dall'ecologia o da qualsivoglia cazzata inventino da qui a poco. Tutto sarà esattamente concatenato e sarà esattamente, e oggi è molto azzardato dirlo, ma sarà così, vedrete, sarà quello che non vi farà piacere, o se vi farà piacere soltanto per quel millesimo spazio di tempo della vostra vita, fatto per non farvi suicidare. Ragazzi, abbiamo una sola via d'uscita: iscrivetevi a Motore Italia e venite con noi, perché il pericolo è davvero tanto. Ci vediamo domani, ciao a tutti.